Dalle lezioni di analisi matematica 1 del professor Renato Carciofoli. In questo video leggeremo alcune pagine finali di questo antico testo, che è appunto le lezioni di analisi matematica 1 del grande genio matematico napoletano Renato Carciofoli. Siano y più l y più lambda r x più mu con r uguale 0, dove r uguale 1, 2, puntini, puntini, m più n equazioni lineari distinte, aventi soluzioni comuni sempre a 2 a 2, ma mai a 3 a 3. Inoltre, due soluzioni diverse corrispondono sempre a valori diversi di y. Costruiamo fxy come prodotto dei rimanenti. Come è chiaro, il sistema ammetterà mn soluzioni che si otterranno associando in tutti i modi possibili un fattore di f ed uno di g e che corrisponderanno a valori di y tutti distinti. In tal caso, dunque, il risultante sarà di grado m per n e da radici semplici. Questo esempio ci mostra che R grande y è generalmente di grado m per n. E da radici semplici, intendendosi con ciò che dette proprietà vengono a mancare soltanto quando i coefficienti di f e di g soddisfino a certe condizioni non identiche. Queste condizioni esprimono che di r di y si annulla il discriminante oppure il primo coefficiente e non si riducono a identità, perché non sono verificate nel caso particolare esaminato. Si noti poi che una radice semplice y sovrasegnata di r di y corrisponde sempre, quando non sia a con 0 uguale b con 0 uguale 0, un'unica radice comune ad fxy segnato e a gxy segnato. Perché se ne esistessero due, la caratteristica del determinante sarebbe minore di m più n meno 1 e ciò implicherebbe r'y sovrasegnato uguale 0. Risultato dell'analisi che precede il teorema di Bezout. Due equazioni algebriche in due incognite hanno generalmente soluzioni comuni in un numero uguale al prodotto dei loro gradi. Ripeto, due equazioni algebriche in due incognite hanno generalmente soluzioni comuni in un numero uguale al prodotto dei loro gradi. Generalmente in questo enunciato va inteso nel senso di anzi dichiarato. Si completa poi facilmente il teorema con l'osservazione che il numero delle soluzioni, quando finito, non supera mai il prodotto dei gradi. Ricordiamo che la derivata di un determinante si ottiene sostituendo successivamente in ogni riga o colonna gli elementi con le loro derivate e sommando tutti i determinanti così formati. Ognuno di questi, sviluppato secondo gli elementi della riga delle derivate, si rivela poi senz'altro nullo quando la caratteristica del determinante dato sia inferiore all'ordine per più di un'unità. Ora, se i gradi di AI con Y e di BJ con Y sono minori o uguali di I più V e minori o uguali di J più Mu, rispettivamente, per mu maggiore o uguale a 0 e nu maggiore o uguale a 0, il grado di r di y non supera m per n più m per nu più n per mu, minore o uguale m più mu per n più nu. Ciò dimostra intanto che è sempre lecito supporre che a con 0 y e b con 0 y non si annullino identicamente, mantenendo il prodotto in gradi n più nu ed m più mu di f e di g in xy complessivamente come limite superiore per il grado di r. Siano ora n le soluzioni distinte del sistema x1, y con 1, punini punini, xn, y con n e si determina una costante lambda in modo che gli n valori lambda xi più yi, dove i uguale 1, punini punini, n grande, siano tutti diversi fra loro, al che basta escludere per lambda un numero finito di valori. Posto y uguale lambda x più y, fx di y uguale fxy meno lambda x,
g di x y uguale g minuscola x y meno lambda x. Indichiamo con S grande y il risultante delle due equazioni fxy uguale 0, gxy uguale 0, che hanno ovviamente gli stessi gradi, n più nu, m più mu delle 9. S di y avrà grado minore o uguale di m più mu per n più nu. Non si annullerà identicamente, le equazioni non avendo infinite soluzioni comuni, e dovrà mettere almeno n maiuscola radici distinte. Pertanto, n minore o uguale di m più mu per n più nu. Occorre spesso sostituire una data equazione di incognita x con altra y legata alla prima da una soluzione assegnata. Si ottiene in tal modo una trasformata dell'equazione considerata. Ci limiteremo qui all'esame delle trasformazioni più semplici. Posto x uguale y più h, da cui y uguale x meno h, il primo membro della 2 diventa f y più h. Ed applicando in formula di Taylor, con h come punto iniziale, si ottiene la seguente equazione, che è una trasformata a radici aumentate della 2. In tale trasformata, la cui risoluzione equivale ovviamente a quella della 2, si può sempre scegliere h in modo che manchi il termine di grado n-1. Basta porre la seguente relazione, ossia h uguale meno a con 1 fratto n per a con 0. Come segue anche ovviamente dall'osservazione che la somma delle radici della 2 è meno a 1 fratto a con 0. Poniamo ora x uguale k per y, per k diverso da 0. Da cui y uguale x fratto k. La 2 diventa la seguente equazione. E si ottiene una trasformata a radici multiple, in quanto le sue radici si ottengono da quelle della data mediante moltiplicazione per 1 fratto k. In particolare, per k uguale meno 1 si ottiene la trasformata a radici opposte, che può scriversi in questa maniera. La trasformata a radici reciproche si ottiene ponendo x uguale 1 fratto y e moltiplicando poi la 2 per y elevato alla n avremo la seguente trasformata, che poi non è altro che un'equazione. Tale equazione ha per radici le reciproche delle radici non nulle della 2. Essa risulta di grado effettivo n-m quando la 2 ha m radici nulle, poiché in questo caso f di x ammette il fattore x alla m e si annullano i coefficienti a con n-1, puntini puntini, a con n-m più 1. Mediante trasformazioni successive dei tre tipi indicati, si costruisce la più generale trasformazione lineare fratta, x uguale a con y più b fratto c con y più d, la cui inversa, supposto a d meno bc diverso da 0, è y uguale meno dx più b fratto cx meno a. X diventa infinita per y uguale meno d fratto c se c diverso da 0, e analogamente y per x uguale a fratto c. Se in vero c diverso da 0, si ha la seguente relazione. E la trasformazione risulta dalla composizione delle seguenti relazioni. Se poi c uguale 0, basta porre x uguale x con 1 più b fratto d, x con 1 uguale a fratto d per y. Al numero 1 abbiamo dimostrato il principio di identità dei polinomi, basandoci sul fatto che se un polinomio non costante tende all'infinito con x. Ci proponiamo ora di precisare il risultato assegnando per i moduli delle radici dell'equazione in funzione dei coefficienti un limite superiore, cioè un numero positivo
del quale si possa affermare che ogni radice gli è in modulo non superiore. Dall'eguaglianza seguente si ricava la seguente disuguaglianza, donde indicando con A, con A maiuscolo il maggiore dei numeri, valore assoluto A con 1, puntini puntini, valore assoluto A con N, avremo la seguente relazione, composta da questa parte qua e da questa. Donde ancora, supposto valore assoluto di x maggiore di 1 e moltiplicando per valore assoluto di x meno 1, avremo la seguente fondamentale relazione. Segue di qui che valore assoluto f di x maggiore di 0, non appena valore assoluto di x maggiore di 1, più a fratto A con 0. Pertanto il numero 1 più A fratto A con 0 è un limite superiore per i moduli delle radici dell'equazione 2. Ripeto, segue di qui che valore assoluto di f di x maggiore di 0 non appena valore assoluto di x maggiore di 1 più A maiuscolo fratto valore assoluto di A con 0 minuscolo. Pertanto il numero 1 più A maiuscolo fratto A con 0 minuscolo è un limite superiore per i moduli delle radici dell'equazione. Per poter dunque limitare superiormente o maggiorare i moduli delle radici di un'equazione qualunque, basterà conoscere un limite superiore per i moduli dei coefficienti ed un limite inferiore positivo per il modulo del primo coefficiente. Consideriamo ora la seguente equazione, dove b con 0 è diverso da 0. Riguardandone i coefficienti come variabili, dimostreremo che per b con 0 tendente ad a con 0 diverso da 0, b con 1 tendente ad a con 1, puntini puntini, b con n tendente ad a con n, le radici della 2' di questa equazione tendono a quelle della 2, cioè che si ha la seguente relazione. Alfa con 1, puntini puntini, alfa con n, denotando le radici della 2 e beta con 1, puntini puntini, beta con n, quelle della 2', disposte in un ordine opportunamente scelto. Per ogni determinazione di b con 0, b con 1, puntini puntini, b con n. Il teorema si enuncia anche dicendo che se alfa è una radice della 2 di molteplicità k in un intorno arbitrariamente ristretto di alfa, cadono k radici della 2' non appena valore assoluto b con 0 meno a con 0, valore assoluto b con 1 meno a con 1, puntini puntini, valore assoluto b con n meno a con n, siano sufficientemente piccoli. La dimostrazione si conduce facilmente per assurdo. Supponiamo che esista una successione di questo genere, dove r uguale 1, 2, puntini puntini, di equazioni del tipo 2', tali che limite per r che tende all'infinito, b con ri uguale a con i, dove i uguale 0, 1, puntini puntini, n, e che delle loro radici non più di k-1 cadono in un dato intorno, in un certo intorno fisso di alfa, indicate con beta r con 1, beta r con 2, puntini puntini, beta r con n, le radici dell'r-esima equazione disposte in ordine arbitrario, sarà sempre lecito ammettere che convergano le n successioni seguenti. Infatti, queste successioni sono limitate in virtù del risultato precedente perché per i moduli valore assoluto b con ri dei coefficienti si può assegnare un limite superiore e per i moduli valore assoluto b con r0 un limite inferiore positivo. Sappiamo d'altra parte che da una successione limitata se ne può sempre estrarre una convergente. Si potrà dunque supporre convergente la successione della beta R1, sostituendo che occorre alla successione delle G con Rx un'altra da essa estratta, estraendo poi da questa una seconda successione,
si assicurerà la convergenza anche per la successione delle beta R con 2 e così via fino a giungere alla successione delle beta R con N. Posto limite per R che tende all'infinito, beta R con I uguale beta I, dove I uguale 1, 2, puntini, puntini, N, si avrà la seguente importante relazione. E delle beta con I, non più di K-1, potranno coincidere con alfa, contro l'ipotesi che alfa sia radice K-pupla della 2. Il teorema dimostrato si dice della continuità delle radici come funzioni dei coefficienti. Peraltro la continuità è intera qui, in un senso più largo di quelli finora considerati. Non si tratta in generale della continuità di un sistema di n funzioni delle n più n variabili, b con 0, puntini, puntini, b con n, bensì della continuità del complesso delle n radici della 2', considerate indipendentemente dall'ordine, ossia in sostanza di un'unica funzione a n valori. Se però la 2 ha radici tutte semplici, quelle della 2' al variare di b con 0, puntini, puntini, b con n, in un opportuno intorno di a con 0, puntini, puntini, a con n, si mantengono anch'esse distinte fra loro e costituiscono n funzioni continue di b con 0, puntini, puntini, b con n. L'importanza del risultato conseguito consiste nella legittimazione di un procedimento di uso corrente e indispensabile nelle applicazioni numeriche, quello di servirsi di valori approssimati dei coefficienti di un'equazione nel calcolo dei valori approssimati delle radici. Abbiamo supposto il primo membro della 2, cui tende quello della 2' di grado effettivo n. Consideriamo ora il caso che la 2', essendo sempre di grado n, la 2 risulti di grado inferiore. Sia in generale valida la seguente relazione, dove a n meno m è diverso da 0, sicché la 2 abbia il grado m minore di n. Supponiamo inoltre per il momento a con n diverso da 0 e quindi non nullo, e quindi non nullo anche b con n che tende ad a con n. Posto x uguale 1 fratto y, formiamo delle 2 e 2' le trasformate radici reciproche, che sono le seguenti. La prima di grado n a n meno m radici nulle, e le radici della seconda tendono a quelle della prima. Se ne trae, tornando alle equazioni primitive, che n meno n radici della 2' tendono all'infinito. Il risultato sussiste anche se a con n uguale 0. Invero ci si riconduce subito al caso di un'equazione a termine noto, non nullo, mediante una trasformazione a radice aumentata, x uguale y più h, dove h è un qualsiasi numero non radice della 2. Abbiamo giustificata così, fondandola su una considerazione di limite, la convenzione fatta infine nel numero 9 circa le radici di un'equazione riguardata come di grado superiore a quello effettivo. Vi ringrazio sempre per la vostra attenzione, per le vostre visualizzazioni. Abbiamo finito anche questo capitolo di questo meraviglioso libro di lezioni di analisi matematica, parte prima di Renato Cacioppoli. Diamo appuntamento al prossimo video e vi auguro una buona serata. Grazie.